Il 30 luglio 1863 William e Mary Ford, proprietari di una delle più ricche fattorie di Dearborn nel Michigan, hanno il loro primo figlio, Henry. Ford vuole lavorare con le macchine a tutti i costi. Così a 16 anni lascia la fattoria e si trasferisce nella vicina Detroit. Crea un punto vendita, assume collaboratori, produce una macchina e aspetta. Nel luglio 1903 Ford vende la sua prima automobile, una modello A, a un dentista di Chicago. Ford sta per sperimentare un successo superiore a qualsiasi aspettativa. Henry Ford vuole tradurre in realtà questa intuizione e si dà da fare fino a che non crea la sua automobile ideale, il modello T. Per l'epoca il modello T era semplice e affidabile. Era molto resistente e alta rispetto al terreno. Anche se questo oggi non sembra essere un vantaggio, a quel tempo invece aveva un'importanza determinante, perché le strade erano poco più che carraie. Quindi per un'automobile rimanere sollevata da terra voleva dire non compromettere gli assi. Inoltre era economica. Il modello T ha un successo incredibile. Viene messa in vendita nell'ottobre 1908. Henry Ford era finalmente riuscito a costruire un'automobile per le masse, ma subito sorge un problema. Come articolare una produzione in grado di soddisfare la domanda? Gli operai specializzati nella costruzione di automobili possono realizzare fino a 25 modello T al giorno. Ma 25 non sono abbastanza. Così Henry Ford e i suoi ingegneri hanno un'idea rivoluzionaria. A livello di massima efficienza, il sistema precedente poteva ultimare una T in 12 ore e mezza di lavoro. Col movimento del telaio, quel tempo viene ridotto a meno della metà. Entro un anno saranno necessari solo 93 minuti per costruire un'automobile. Avendo reso la produzione più efficiente, Ford può diminuire il prezzo della macchina di centinaia di dollari. La produzione in serie mette a dura prova il lavoratore. L'operaio deve compiere una singola azione, sempre la stessa, senza mai cambiare, per ore ed ore, un giorno dopo l'altro. Per Henry Ford tutto iniziò a cambiare nel 1919, quando rilevò tutte le quote degli azionisti. Era convinto che ostacolassero la sua idea di gestione dell'azienda. Così a un costo enorme acquistò tutte le azioni e insieme alla moglie e al figlio Ethel divenne l'unico proprietario della Ford Motor Company. Il duro e intuitivo uomo d'affari che governa la Ford Motor Company in famiglia è completamente diverso. Henry Ford è un sognatore. Dopo aver eliminato gli azionisti è libero di guidare la Ford Motor Company in molteplici direzioni e spesso concepisce progetti che vanno al di là della semplice produzione di macchine. Infatti produce il trattore Fordson. Cerca di rendere l'aviazione accessibile a tutti con l'aeroplano a un passeggero, che si rivelò un insuccesso. Crea un primo sistema di posta aerea e i primi voli passeggeri programmati con regolarità, qui pubblicizzati dai bambini della serie Simpatiche canaglie. Ma il più grande sogno di Henry Ford è il Rouge, una fabbrica che di per sé è una gigantesca macchina. Costruisce lo stabilimento lungo le rive del fiume Rouge a Dearborn, nel Michigan. All'epoca è il più grande complesso industriale di tutto il mondo. Ancora oggi è una meraviglia industriale, un tributo permanente al potere dei sogni di Henry Ford e alla sua incredibile determinazione. Quando i primi forni del Rouge iniziano a essere operativi, Henry Ford fa conoscere di nuovo al mondo alcune sue considerazioni. Ma questa volta il suo pensiero è contaminato dall'antisemitismo.
Alla fine dell'Ottocento l'antisemitismo era molto diffuso nelle comunità agricole del Midwest. Si coniugava con una sfiducia nei confronti dell'Oriente e del sistema bancario. L'aspetto tragico della questione è che Ford aveva gli stessi pregiudizi di un qualsiasi agricoltore della zona, ma possedeva abbastanza denaro e presunzione per tradurre le sue idee sulla carta. La sua rivista le diffondeva in tutta l'America, rendendolo lo zimbello dell'opinione pubblica. Sulle pagine del Dearborn Independent, Ford attribuisce agli ebrei la responsabilità di tutto, dalla guerra mondiale alle gonne corte, dai film scadenti alla musica jazz. Solo un'accusa per diffamazione, la disapprovazione generale e le continue preghiere degli amici riescono a fargli presentare le scuse. Ma la maggioranza non crede alla buona fede di quel gesto. Nel luglio 1938, Ford accetta la Gran Croce dalla Germania. Era uno straniero. Nel corso degli anni 20, i lavoratori del Rouge continuano a sfornare centinaia di migliaia di modello T. Ma Henry Ford inizia ad avere la sensazione di non essere più in sintonia con i tempi. A lui piaceva l'America di prima. Non riesce a sentirsi a proprio agio in quel mondo moderno che lui stesso aveva creato. Ma proprio in quel periodo il mercato si sta modificando in un modo che lui non riuscirà mai a capire. Per la prima volta in 20 anni, il modello T, soprannominato Thin Lizzy, ha un avversario temibile. Il successo della Chevrolet testimonia che il mercato apprezza anche lo stile, non solo l'utilità. La Thin Lizzy è ormai definitivamente sorpassata e viene destinata a una campagna di riciclaggio. Per anni, la Ford Motor Company aveva avuto un solo obiettivo, la produzione del modello T. Ma il mercato esige un cambiamento. Chi resta avrà salario ridotto. L'insoddisfazione sta per esplodere. In un giorno di freddo pungente una folla si riunisce e marcia alla volta della fabbrica di Rouge per chiedere a Henry Ford maggiori posti di lavoro. La polizia locale si concentra ai confini della città di Dearborn, ma i dimostranti ignorano l'ordine di allontanarsi. La polizia carica e si scatena una vera e propria rivolta. I colpi di pistola, alla fine, disperdono la folla. Non ci saranno nuovi posti di lavoro. Quello che riporta i lavoratori all'interno della fabbrica di Rouge è un'altra delle invenzioni di Henry Ford, la Ford V8. La V8 è stato l'ultimo grande trionfo Ford. Grazie al successo della V8, Ford trova tempo per rivolgere la sua attenzione alla campagna di rielezione di Herbert Hoover del 1932. I support the bank as a human-hearted, honest-minded, hard-working Hoover. I sorveglianti e i capi reparto, molti dei quali sono ex galeotti e pugili, dirigono la fabbrica in un clima di paura e coercizione. Perché la produzione cresca, si deve aumentare la velocità della catena di montaggio. E guai all'uomo che non riesce a mantenere il ritmo. Era diventato vecchio e insieme alle sue arterie si era indurito anche il suo spirito, che lo aveva reso un uomo molto diverso dal giovane idealista degli inizi. Ford e i suoi lavoratori hanno condiviso un lungo cammino. Nel corso degli anni, prima grazie alla sua generosità e poi attraverso l'intimidazione, Ford era riuscito a opporsi ai sindacati, anche se Chrysler e General Motors si erano ormai sindacalizzate. Ma nel maggio 1937 le ostilità esplodono.
All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati subiscono una serie di sconfitte. Naturalmente il paese chiede aiuto all'industria. Tutti devono partecipare allo sforzo. Alla Ford vengono richiesti mezzi per il trasporto truppe, jeep, camion e carri armati. Ma il progetto più importante dell'azienda è il bombardiere B-24 Liberator. I portavoce dell'azienda si dichiarano così ottimisti da prevedere addirittura una produzione intensiva di B-24. Ma alla fine del 1942 vengono costruiti solo 56 aeroplani, molti meno di quanti annunciati. In qualità di terza industria fornitrice della difesa, la Ford è protagonista dello sforzo bellico. Una sera d'aprile del 1947, Henry Ford reclina il capo sulla spalla della moglie e si spegne. Causa della morte è un'emorragia cerebrale. Ha 83 anni. Decine di migliaia di persone si affollano per rendere omaggio alla sua salma. Alcune fabbriche chiudono in segno di lutto. Altre si fermano per osservare un minuto di silenzio. Nel momento in cui il corpo viene deposto sottoterra, agli automobilisti di Detroit viene chiesto di fermarsi. E durante quei brevissimi istanti, Detroit torna ad essere come Henry Ford l'aveva trovata.